I vaccini restano l'unica vera arma a nostra disposizione per combattere la pandemia. Alla vigilia di Natale, l'AIFA, l'Istituto Superiore di Sanità e il Ministero della Salute hanno aperto la terza dose a 4 mesi dall'ultimo richiamo. Bisogna quindi battere gli effetti del virus sul tempo. E non è facile, perché in alcuni casi si tratta di reimpostare un sistema da poco smantellato. È il caso degli hub vaccinali di Sondrio e di Borbegno. E proprio oggi, nel capoluogo, si è tornati ad utilizzare come centro vaccinale la palestra Quadrio De Simoni di Via Tirano, riallestita in tempi record dai volontari del gruppo di protezione civile e dal personale medico. Mi trovo qui a fare il diluitore per quanto riguarda la campagna vaccinale anti-Covid. Ci troviamo da oggi ancora in palestra De Simoni, dopo il trasferimento, grazie all'aiuto e un ringraziamento particolare alla provincia che ci ha permesso di ritornare nella palestra in modo tale che possiamo permettere a un'affluenza maggiore per questa pandemia e per ritornare ad avere un numero più elevato di vaccinazioni giornaliere. Andando il programma di vaccinazioni? Ma il programma di vaccinazione sta andando bene, c'è un discreto flusso anche questa mattina, oggi ci sono 450 prenotati, hanno detto, e quindi diciamo che sta andando bene. Ecco, è importante il ruolo della protezione civile, perché in questi momenti sicuramente voi avete un ruolo importante. Sì, il nostro compito è quello di gestire un po' l'afflusso delle persone, cercando di garantire il distanziamento previsto dalle norme, tutto lì insomma. Stiamo ragionando sull'importanza dei vaccini, dobbiamo veramente tutti vaccinarci? Beh, sicuramente è una prevenzione che dovrebbero fare tutti, sicuramente, 100%. Sì, procede normalmente, nessuna coda. Servizio efficiente. Diciamo che il servizio delle vaccinazioni qui funziona molto bene perché abbiamo visto nessuna coda, un servizio veloce e rapido. Sì, sono stati molto efficienti, sono arrivato e in un quarto d'ora sono qua ad aspettare adesso a vedere se il vaccinato va a buon fine, ma tutto a posto.